Sì, da un momento importante che richiama anche l'attenzione che questa mostra doveva portare anche sulla città, che insieme alla legalità e alla ribalta non solo locale. Sì, noi siamo molto contenti ovviamente di ospitare il dottor Nemini e l'onorevole Rosato qui a Brindisi, in occasione appunto di un'iniziativa collaterale a questa mostra Arte Liberata, perché ci restituiscono ovviamente l'intenzione di essere vicino alle massime cariche dello Stato in una battaglia per la cultura, per la legalità, che questa città vuole portare avanti un discorso importante. E sappiamo che molto spesso nel nostro territorio sono state fortunatamente confiscate ville, terreni per essere restituiti anche all'uso produttivo. C'è anche da restituire l'arte, la bellezza, la cultura, che è un aspetto sulla quale la nostra città vuole assolutamente puntare. Per cui siamo molto contenti, molto contenti di ospitare loro e attraverso questa mostra propagare la bellezza, sapendo anche che tantissime scolaresche stanno chiedendo di poter visitare la mostra, è una cosa che anche questa ci fa enorme piacere.